Perfino nei tempi più bui c'è sempre una speranza, ma a volte la paura offusca i nostri occhi e talvolta ci mancano le forze. Ma quando tutto sembra ormai perduto, una luce penetra le tenebre ed è lì per ricordarci che un solo piccolo gesto di coraggio rovescia la sorte in guerra. Spyro, apri gli occhi! Svegliati! Cinerea, che succede? Dove siamo? Non lo so, mi sento confusa. Sì, anch'io. La testa mi pulsa. Shh, aspetta. Non è la tua testa. Lo sento anch'io. Che cos'è? Sparks, sei tu? Per una volta vorrei che ne fossi. Non resteremo qui a scoprirlo. Andiamo! Qual è il problema? Oh, si mette male.
dobbiamo rompere queste porte. Ci tiene bloccati. La catena ci sta rallentando. Non possiamo combattere. Muoviamoci all'unisono. Vi faccio strada. E perché proprio tu? Oh oh. Al riparo! Ok, buona idea. Guidaci. Spyro, ma allora sei vivo! Spart! Felice di vederti! Stai bene? Beh, lo sai, sono un po' rigido e la voce va e viene, ma sto bene. Ehi, è tutto molto commovente e toccante. Ma ora andiamo? O volete aspettare che quella cosa torni su? Chissà cosa potrebbe fare a Sparks. E lui chi è? Non lo so, ha detto solo... Shh, stai facendo troppo rumore. Mi sta già simpatico. Spyro, Cinerea, come state? Niente di rotto? Un po' scossi, ma niente di serio. Grazie a te. È un sollievo. Temevo che fosse troppo tardi. Il mio nome è Hunter. Hunter? Ma tu mi stavi seguendo? Da molto tempo, amico. Quando non sei tornato al tempio, il drago anziano, Ignitus, mi ha mandato a cercarti. È successo più o meno 3 anni fa. Cosa? 3 anni fa? Ma non è possibile! Già, sapevo che saresti rimasto sorpreso. Perdonami se adesso vado un po' di fretta, ma questo non è il momento adatto per le spiegazioni. Qui non siamo al sicuro. Seguitemi. Vai per Matu, Cinerea.
È più sicuro. Ci farai scoprire. Solo un momento per rimetterci in sesto. Non avvicinatevi troppo, c'è qualcosa di strano. È affascinante. Come prendete forza da questi cristalli? I draghi sono davvero eccezionali. Già, a meno che quella non tenti di ucciderti. Intendo dire quella lì. Conosco il passato di Cinerea, ma Ignitus si fida di lei e io mi fido di lui. Continua, Cinerea. Spyro, tu sei un raro drago viola e possiedi molte abilità uniche che altri non hanno. Ora è il momento di risvegliare i poteri sopiti dentro di te. Fuoco, elettricità, ghiaccio e terra, Cinerea. Mentre gli altri draghi possono controllare un solo elemento, la tua esposizione alle tenebre ti ha conferito abilità assolutamente insolite. Veleno, paura, vento e ombra. Lascia fare a me! Thank you.
Queste liane ci bloccano il cammino. Dobbiamo trovare il modo di superarle. C'è una luce lassù. Dobbiamo essere vicini. Qui, da questa parte. Questo porta in superficie. Faccio strada.
seguite. Io lo distrarrò. Visto niente di simile. Spyro, attento. Non è naturale. Quel cristallo emana magia nera. Distruggilo subito. Io. Ah!
Siamo vicini alla superficie. Devono sentirci. E va bene, grand'uomo, messaggio ricevuto. Mamma mia. Il corno deve far parte di un meccanismo di chiusura. Ma scusa, non potevano usare una serratura e una chiave come tutti quanti?
Guardatevi intorno. C'è qualcosa che possiamo usare per abbassarlo. Spyro, sbrigati ad aprire la porta. Sbrigati ad aprire la porta! Apri, apri, apri! Di qua! Presto! Cos'era quella cosa? Ci sarà tempo per quello. Seguiremo il fiume. Ci condurrà a un riparo dove riposare. E poi andremo a Belligera, la città dei draghi. Lì ci aspetterà Ignitus.
Lascia fare a me! Ci hanno trovati. Lasciate che scappino, o ne arriveranno altri. Thank you.
aspetterò in cima alla scogliera. A Ignitus, che li ho trovati. È inutile. E se provassimo a girarlo? Girare? È magico. Starei a guardarlo tutto il giorno. Il maestro delle ombre è tornato, vero? Temo proprio di sì. Non molto tempo dopo la tua scomparsa. Colpì all'improvviso, spinto da odio e crudeltà, rivendicava il trono del tempio, che ora, grazie a un'oscura magia, egli tiene sospeso sopra la terra, simbolo del suo dominio. È da allora che siamo in guerra, e ogni giorno le sue forze aumentano e le nostre disperano. Ho fallito. Contavano su di me e io ho fallito. Come ho potuto permetterlo? Certe cose non le puoi controllare. Non devi sentirti in colpa. Spyro, per fortuna siete vivi. Tutti voi. Quella non era una creatura qualunque, ma un antico golem dalle viscere della terra. I golem sono violenza e distruzione, evocati da Malefor stesso. Questi sono tempi oscuri. Deve essere fermato. E sarò io a farlo. Ehi, 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 frena, bello mio. Vuoi andare in giro ad attaccare briga? Insomma, ci siamo appena svegliati dopo 3 anni di congelatore. Abbiamo altro da fare. Ma che... che c'è, al sonno? Eh? No! Così poco rispetto per le nostre leggi da voler formare un'alleanza con i responsabili delle nostre sventure? Capo Gepardus, Malefor, lui solo è il responsabile. Questo drago è la nostra sola speranza. Ti devi convincere. Sì, sì, il drago viola. Conosco la storia. Io invece non ho dimenticato com'era Malefor quando era ancora giovane. E non ho dimenticato neppure cosa ha fatto lei? Contavo su di te, Hunter. E su tutti noi in questo villaggio per difenderlo. Ma tu ci hai abbandonati. E al tuo ritorno hai portato i pericoli del mondo esterno. I pericoli sono già intorno a noi. Non fingere di ignorarlo. Perché non la smettete di litigare? È molto imbarazzante. Grublin! Nella valle! Preparate le armi! Vedi cosa hai combinato? Lasciaci andare, possiamo aiutarvi. Ci penseranno i nostri guerrieri. Non è il momento di essere testardi. Quando quelli si arrabbiano succedono un sacco di stranezze. Farei come dicono loro.